Buonasera, buonasera ragazzi. Come state? Un bacetto, un bacetto. Ciao Ogre, Crotti. Primo abbonato di oggi. A meno che non me ne sia fessato, non scrollare il chat. Ero andato a fare pisciarella. No, è il primo Crotti. Grazie mille, grazie dell'11. Buonasera Salvio, Vicnini, Fukuneko, Blacuns, Paoletto. Aspettate a mettere i codici, raga, che poi ci sarà il momento della scelta fra poco. Quando c'è il momento della scelta, lì allora chiaramente poi dovete fare la fiumata. Ciao Winton, Luke Wolf, prima fatevi salutare, Bellitanos, Blacuns, Tommaso, Censu, Luke Wolf. Buonasera, buonasera. Allora, ciao Capra, oggi si prova. Si prova un nuovo format. Ah, tanto oggi ho testato, Capra, non ti preoccupare. Zalama della TV, bentornato. Grazie mille, Hype Train. Abbassa la musica, alzati te. Oh, sì, io ero basso, avevo il cosino basso. Grazie per il check, per il feedback audio. Ciao Axel County, Sampi, Barney, carissimo. Allora, oggi si prova questo nuovo format, così poi lo mettiamo anche alle votazioni. Finché non lo proviamo, chiaramente non potevamo un po' degustare. Poi proviamo anche un pochettino e vediamo un po' come va, se piace o meglio, se è divertente, perché poi quello deve essere. Quando faremo la live condominiale, tanto ormai l'abbiamo chiamata così. Ciao Trinky, mi sono dimenticato di risponderti. Ciao Taitar, buon pomeriggio. Simone 91, grazie del 28, grazie mille ragazzi. Comunque trovata geniale questa, secondo me, ma anche secondo me, perché poi voglio vedere in battes. Oggi non volevo fare Best of 3, anche per staccare un po', no? Abbiamo fatto 3 volte di fila, insomma, per dare un po' di... Allora, il cochino. Allora, domani, peraltro, ricordatevi, domani è l'ultima live della settimana, per quanto mi riguarda, perché io parto giovedì mattina per Torino. Ti ascolto mentre studi vaccini, pensa te, GG. Domani si fa una live né di Battlespot, né di Best of 3, né di... Domani si fa un bel focus su Pokémon Home, dato che domani sarà accessibile, stasera non lo è ancora, perché va a fasce orarie, noi non lo era ancora, si passa i Pokémon, si guarda un po' come risultano su Scarlet and Violet, proprio Calido, Regieleki, Kyogre, si guarda un po'. Quindi domani alle 18 si fa quello, sarà anche il prepartenza, quindi insomma. Vediamo. No, vabbè, Blacons, ma è più bellino live, dai. Più bellino live. Detto ciò, partiamo. O no? Un po' paura. Vabbè. Allora, signori, fronteggiate il vostro primo. Aspetta, dalla! Tanto gonfiamo il treno, Maremma Ladra, perché io volevo finire questo mese, vorrei fare 2000 sub invece di 1800. Questo mese vorrei arrivare a 1700. Allora, ci siamo? Pardon, ma Tot che si riporta dopo Torino. Sì, Tommy, perdonami. Ciao Legofilo, ciao, da domani si avranno su tutti i leggendari? Mi sembra di sì, ma non ti voglio dare imprecisioni, caro amico. Allora, vediamo cosa succede, eh? Al mio via sparate in chat tutti i codici, quindi preparateli in via messaggio, perché io scelgo a caso, eh? Allora, Borro Team, direi intanto di mandare via questo. Bom, via, dai, cominciate a sparare i vostri rentalosi rental. Ciao Peppe, grazie del livello 2. Madonna. Orco che cane. Allora, vai, il primo che veramente sul quale mi è cascato l'occhio. Tanto si fa un match e poi si cambia. Questo è quello di Sea Duster. Ovviamente se avete dei team stravaganteggiate, eh. Bom.
Vabbè, poteva andare peggio. Poteva andare peggio. Diamogli una sceccata. Thorns Loaded Dice. Si farà questa roulettata, io dico, un bel po' di volte. Si farà, penso, tante volte. Quindi state qua, pronti a riproporre il vostro. Gallade, Talon, CU, Sandy, Shox. Io mi faccio lo screen e andiamo a vedere come va. E andiamo a vedere come va. Molto esotico. Dai, raga, qualche nuovo. Oggi vorrei alzare un po' il sub average. Dato che questa settimana, vi ripeto, abbiamo oggi, poi domani di live. Poi ci rivediamo lunedì con un canale da 1300 iscritti. Quindi, cortesemente, aiutatemi a mettere un po' di legno in cascina in termini o di abbonamenti regalati o soprattutto di nuovi utenti che si vogliono unire a noi proprio come abbonati. Detto questo, Iron Torts, il Dragapult del futuro, Dragapult Talon, Gallade, CU, Sandy Shocks. Ryan Ree, peraltro bisognerà cercare l'impresa impossibile, cioè quella di salire. Vabbè, ci proveremo. Lui è qui che dice, madonna, ma che merda che... Lo so. Lui mette gli schermi e noi abbiamo Gallade. Attenzione. Questa potrebbe già essere una prima fonte di culo. Questa potrebbe essere una prima chiave di lettura. Dopo Savjovic, dopo, quando c'è il momento dell'estrazione. Ciao Krimbrutz. Dopo vediamo se ti trasto, ma devi andare un po' a caso. Hai studiato il team e ha senso. Chi dice il contrario? Io qui, Sidaster. Dammi pure qualche consiglio, eh. In questo format, a fine live, si potrebbe anche votare il team più figo o esotico. Sono d'accordo. Allora, io non per dire, ma partirei così e con dietro CU e per di sabbia. Vediamo un po'. Uno o due partite a team? Una partita, boom, si passa al prossimo sorteggio. Ciao Wester. Paoletto, ti odio lo stesso. Scherzo ovviamente. Ok. Non tererei. Ciao Matt, grazie dei 5 che ci danno una speranza per arrivare a livello 3. Grazie mille. Ciao Skate. Grazie mille ragazzi, veramente di cuore. Non so setterare il mapo GDR. Che cavallo. Ma sì, io tero. Provo a bucargli lo schermo. Vediamo un po'. Abbiamo il 50% di possibilità di crittare. Abbiamo Sharpness, Leaf Blade, Stab, Scope Lens, insomma. Grazie mille Mapo GDR. Grazie mille. 20 secondi per il livello 3. 20 secondi per il livello 3. Se fai due game per team, finale tu sei più bello e poi lo porti su YouTube. Ma no, ne voglio fare uno. Perché voglio proprio che sia un format veloce. Va bene. Io qui avevo fatto taunt per impedire il bull cap. Ok, il primo 50 e 50 non lo abbiamo ovviamente preso. Oh, raga, io sento Willow Whisper. Lui sarà Terrafire tutta la vita, però... Ma è un Gallade mirino? Ovviamente sì, abbiamo il 50% ragazzi. Lui tera.
Dopo, Cherborn. Questa è una bellissima notizia. Quella è una... Sei pronto a missare Will-O-Wisp, Talonflame? Sì, signor capitano! Dio, la madonna del... Porco... Dicevamo. Allora, io qui penso, con il Will-O-Wisp su Nilep avevamo già vinto. Invece no. Invece ovviamente no. Molto semplice. Ah, mettiamo un Tailwind qui. Un po' di Tailwind qui. Bellino Seed Duster, eh? Divertente, divertente. Mi casa. Sì, perché adesso avrei retto. Adesso avrei preso un cazzo di tre in pancia e avrei retto Freeze Dry. Attenzione! Lui è pollaccione. 50% di possibilità di crittare e sfondare a Nilep. Ah, venuto giù senza crit. Via giù comunque. Ah, via giù comunque. Scusami, Garlate. Perdonami, Garlate. Ragazzi. Io non ve lo vorrei dire, ma... Qui... Siamo messi benissimo. A fine di questo match, ripreparate i vostri rental, pronti a risfondarli. Ehi, sognatore. Grande Talonflame. Ovviamente postate dei team bellini, eh? Cioè non che siano dei team troiai allucinante, ma neanche il good staffone Clasher Dupal. Ciao Dizzy. Chiaro. Infatti lui è alto, 270, insomma non male. Ciao Happening, grazie del Prime, benvenuto, grazie mille veramente, grazie mille. Ricordatevi che in questo canale sin dal primo mese, Prime o livello 1, si entra subito dentro il server Discord e il gruppo Telegram, con i due command, punto esclamativo Telegram, punto esclamativo Discord. Ma io sono coglione ed avevo visto finire una Tailwind che in realtà non era finita. E quindi potevo fare fulmine e vincere la partita, perché stavo ragionando e stavo contando mentalmente, invece c'era un turno in più di Tailwind. Benissimo, ora rischiamo di perderla, eh? In realtà dovremmo vincere lo stesso, ma... Diciamo, si rischia un pochino di più, no? Più bello! Maledetto me. Ciao Teo, 33. Sono tanti 33. Beh,
Grazie Teo per non mollare comunque il support. Hai mollato un po' Pokémon, ma a noi ci vuole sempre bene. Ecco, ora rischiamo di perdere. Accidenta a me. No, non si perde, non si perde. State armi. State carmi. State carmine. Non si perde, non si perde. State carmine. Generai town da carta. Lo so. Anche secondo me non hai idropompa a questo punto. Protect Ice Wind, cioè che non abbia freeze dry, io non ci credo. Meno male non ho buttato Shio. A me non lagga niente, Fesh. Tutto a posto, Fesh. Quindi abbiamo CU. Deve entrare Heatwave, ovviamente. Deve entrare Heatwave. Ciao, dottore. Dammi la forza per andare al lavoro. Dottore, sono sicuro che avrai qualche collega buona. Dai. Ha funzionato? Crit. No. Io non ho fatto niente. Hai ragione, visto? No, noi dobbiamo entrare in una doppia onda calda, ragazzi. Ha finito il refle. Ah già, aveva messo refle. Vabbè, ma come laggami? Ma io mi sto guardando e non laggo, ragazzi. Poi c'ho tutto il... No, io c'ho tutto ok. Solo a me non si vede né si sente. Minchia, ragazzi, ma che roba è? No, io... Signori, chiudo gli occhi. Partita. Possiamo ancora perdere. Può ancora frizzarci. Apprezzo tanto lanciafiamme, grazie. Ma sto sudicio, ci prova. Buono, si Duster. La prima è andata. Buono. Bene, incredibile, buono, pronti, prossimo team, aspetta Tisio, boh, e frettati, ho detto via, voto al team, difficile dare un voto così, pronti via, esteticamente 9, come heavy offensive devo un po' vederlo. Però secondo me Sandy Shocks CU sono molto forti insieme, ti dico la verità. Comunque. Pronti? Pronti? Attenti. Prego, via. Vediamo un po'. Il prossimo troiaio. Ce l'ho. Shiny Weavile.
Ok. Ok. Aspetta, riguardiamolo un attimo tutti insieme. Among Us classico, Goldengo classico, Aboma bundle senza il ping end e senza specs, quindi quelli tranquilli. Enza V Palafin, un team molto compattoso. Vediamo. Osho a Dengo che è lento. Ecco, bravi, ditemi anche queste cose. Bravi ragazzi. Bom. Vediamo. Vediamo. Signori, punto esclamativo giveaway. Oggi penultimo giorno del mese. Bundle è cicciotto, ma max speed. Numero 31. Un team simile. Peraltro, primo team senza Goldengo, penso che gioco questo mese. Senza Flutterm che gioco questo mese. Allora, lui c'ha Talon. Non lo so, da una parte vorrei fare Palafin. Ciao Kir. Da una parte io vorrei fare Palafin. Secondo me lui fa Talon. Palafin bundle ci si espone un po' tanto a Enz, però allora Palafin sicuro, lui Garchomp io non penso me lo liddi, e loro dietro si prova il classico giochino di Will-O-Wisp, ci piglia anche un burn su Enz che se frega. Allora 31, simpatico affrontarlo con i team vostri, ma insomma va bene. Mi diverte anche a me questo format. È un buon modo di affrontare il battle spot, secondo me. Dobbiamo fare un po' il miracolo. Sì. Vedi. Aspettivo di bundle, eravamo un po' tutini. Non è un buon matchup questo Weavileino. Probabilmente qui mi arriva freak out su Enz. Ecco perché Otero, perché se vuole arrivare al prossimo turno. Ciao Gobax. Ho letto alcuni feedback in merito, non proprio a un format del genere, ma buono. Lui mi sa di specs per averci fatto questo danno. Ciao Rufy, la buona anticipatamente per 3 mesi, grazie mille. Ciao Not Nikki, se sei interessato al level up vai con questo codice. E c'è la 3x2 più roba in omaggio, ragazzi. Roba folle. Ball, buono. Ha pensato a dentro Goldengo per il Dazzlingrim. Va benissimo. Aboma. Se è fotta Aboma, no.
più o meno. Crit di Boldwich. Giusto giocarsi il crit con Boldwich. Ciao Haru, è il secondo match che facciamo oggi, leggi il titolo. Ah sì, ora si mena, però forse per come ha lidato era da portare Goldengo, però è che batte una pesca. Ciao Renkas, grazie mille. Gobax, ora non hai più scuse, entra nel gruppo. Io rientrerei di lui, perché se entro di bundle... Ciao Sized Beach, grazie del Prime, benvenuto. Benvenuto, non lo sappiamo. Punto esclamativo Telegram, punto esclamativo Discord. Jet Punch lui lo regge. Secondo me ha cambiato mossa. Anche secondo me lui è Sash Flutter. Non protegge. Vabbè, è bravo lui, eh. Sa quando coprire. Io però devo far danno a quel bastard. Doppia kill io. No no, il jet punch lui regge, raga. Bellissimo turno nostro. Bellissimo turno nostro. Grazie Renkas. E Gobax, non lo mollare mai più, eh. Buono. Ora bisogna un po' vedere. Ora c'ha lui bundle, eh. Chiaro. Forse siamo in grado di reggerlo un freeze dry su Enzo. Maybe. Sarà Specs? Beh, se è Specs, siamo fottuti. Devo sperare che non lo sia. Ok, chiaro. Quando lo sa che noi ci facciamo jet punch. Vediamo chi entra. Ok. Abbiamo ovviamente centrato quello specs. Che chiaramente è una bomba gira. Siamo noi che siamo quelli strani. Ora, abbiamo un bundle anche noi. Non ti devi mica giustificare Shiny Weavile, ci sta a perdere, anche perché io non lo gioco, è un team non mio, come dire, quindi faccio anche grande difficoltà subito primo team, quindi abbiamo trovato un giocatore che ha giocato molto bene, ha fatto una buona lead, trentesimo, quindi ci sta, in uno pseudo mirror, però lui ha aggiornato, diciamo, il nostro rental, mi stai dicendo un po' attempato, ma non c'è niente di cui...
Ciao Palmozzo. Non si sa ancora. State tranquilli, appena si sa qualcosa io sono qui pronto per voi. Se qui avessimo avuto Bora, avremmo potuto avere nutrite chance di vincere. Invece la nostra spread move è Icy Wind, che come potete vedere non fa sti gran danni a Enzo. Ero qui che stavo dicendo, qua va bene tutto tranne sub chomp. Fantastico. Il magico mondo del battle spot. Erate. Page. Il famoso sub chomp. Beh, ora penso che si possa dire che abbiamo perso davvero. Anche perché Enzo regge. Comunque è bellino, il tuo team, Revile. Non te lo... Io ho una mosca e gira, Maremma ladra. Gachomp, Terrafire, certo, ce l'aveva detto il grande maestro, il sommo. Va bene. 1-1. Non disperiamo. Diciamo in best of 3 ci sarebbero state tutte le carte per... Cambio team. Sparate in chat il vostro rental. 3, 2, 1, go! Vediamo cosa chiappiamo. Io vado a caso, raga. Ciao Foggy. Sidrar. No, sì, la S non c'è. Ildrar. Il drag. Va bene. Chad. Ok, riguardiamolo un attimo. Ok. State pronti perché al prossimo giro aggiungerò una richiesta. Oltre al codice. Ok? Dopo. È un po' normi, però... Ragazzi, va bene, eh? Ci sta, nel senso. Blackwoods, lo dico dopo. Noi pensiamo adesso a vincere la partita con il team di Ildrar. Sì, questo è un team molto, se vogliamo, classico. Ciao Kubo! Spera di non beccare robe tipo Grident. Perché no? Poi ragazzi, cioè, non venitemi a dire che è un caso, eh. Che la gente non si mette lì a cercarci. No, assolutamente. No. Assolutamente. Ruzok. Beh, Ruzok sta giocando a lista aperta, probabilmente. Sono un team che neanche lui sa cosa può fare, però... Attenzione.
Sì, Droibre, molto familiare. Sono tutti i team di Marco alle count, tutti. Allora, vediamo un po'. O com'è che questo ci avrà Scarf U-turn? No. Ruzok decide di togliere Arma Rouge. Entrare di Vocien. Allora, preparatevi al lancio del codice dopo. E vi chiederò dopo di descrivere con una parola il vostro team. Dopo, ovviamente. Dopo, Giulio. Later. Non ho portato bundle. Maledette le best of one, ragazzi. Grazie, Ruzzo. Sei sempre il numero uno. Guarda, io non ho mai preso niente sulle level up. Cosa mi consigli? Io pensavo a qualche Ice Team. Allora, chi converrebbe, dato che c'è il 3x2, spende un pochino in più, cioè prende almeno due prodotti, tre prodotti ne paghi due, ok? Che ti arriva anche l'Ice Team. Però, vedi te. Secondo me l'Ice Team è il top. Cioè proprio anche come prodotto, come packaging, come praticità. Io l'ho finiti, li riprendo, barra me li faccio rimandare, perché mi servono, mi tornano comodo anche per i viaggi, macchina, cose così. A me piacciono più quelle a limone, infatti. No, non sono in alto mare per Torino Fukuneko, però sono arrivato alla conclusione, tanto la scelta del team è, non vi dico marginale, ma... Spadi, facciamo un bel sondaggio.
Va bene. Tea peach, iced tea peach o iced tea lemon? Tanto praticamente il gusto dell'IT di Level Up è praticamente quello di tanto faranno il sondaggio, non se li conosco. Se c'è un quesito stupido fanno il sondaggio. Si va di terremoto. Siamo terra volante. E noi a lista chiusa non possiamo sapere che arma rugia protect, capito? Che non è un cazzo scontato. E quindi, signori, siamo abbastanza fottuti. Ice tea gusto. Io voto lemon. Ciao Schippante! Grazie mille. Allora, abbiamo Crine, eh. Però c'è Team Gloom, maremma merda. Ma perché io critto la gente e muore? Vota pesca non comprende le gioie della vita. Sono d'accordo con te, Uzz. Attenzione perché qui Ruzok... Ruzak può, secondo me, eh. Io critto la gente morta, esatto. Proprio così. MVP era tinglu, tinglu, tinglu. Quindi... GG! Vinto! Vinto! Pronti alla prossima rollata! Mentre il sondaggio cosa dice? Perica bene, Ruzak male. Beh, dopo questa io mezza non ti posso bannare, ma insomma... Idealmente l'ho fatto nella mia testa. Ora mi dovete tirare in chat... il rental, il codice... e un aggettivo... Non bruxiscione, così dici che c'è bruxish. No, Zaragnus, proprio, che ne so, croccante. Oppure ineluttabile. Cazzate, mi raccomando, dateci dentro. Niente che descriva il Pokémon, se no è barare. Io quelli che c'hanno è... Troiaio Master. Troiaio Master non è una cosa. Fragolino. Ding dong, due parole. Tutto distorto. E mi stai dicendo cos'è... Pugliese. Per ora pugliese. Annusabile. Ok, anche annusabile. Ciao Sul, ti rispondo fra poco. E io ragazzi vado su annusabile. Vado su annusabile. Siete pronti? Oh, ok. Va bene. Qui cosa si annusa? Qui cosa si annusa? Glimmora.
Il prossimo giro dovrà essere invece un giro Stranger Teams. Quindi il prossimo giro si esimiano le persone che vogliono proporre dei team. Il prossimo giro solo team balordi. Il prossimo. Ora andiamo a vincere con questo. Tra l'altro mi sembra un team ottimo, lo rippo, penso. Bellino si Duster, infatti. Numero 400. Ok, allora, lui sicuro come il pane fa Flutter Lead, secondo me. Allora, lui è un team devastato da Corviknight. Ho proprio... Lukov, dovrai decidere tu. Ah, aveva scritto un ragazzo che voleva sapere, eccolo là, Sul. Ciao Francesco, dove posso iniziare per il competitivo? Che passi consigli? Ho visto uno dei tuoi video, vorrei capire quali tornei partecipare se sono online. Allora, ci sono sia tornei online che no. Ora in questo periodo non ci sono tornei online, ma il bello di questo gioco è giocare locally. Cosa vi ho detto? Vede Anaya e Topini, fa Among Us più lui. Noi qui si taunta e si butta Glimmore. Così abbiamo già pronto. Allora, intanto vai sul sito Pokémon, pokemon.com, vai nell'area creati un profilo, così ti prendi il numero ID, che è una sorta di numero di provvidenza sociale per poter poi fare tornei ufficiali, e poi vai nell'event locator, è molto facile, e cerchi un evento vicino, metti il cap di casa e trovi. Rimarrai sorpreso del fatto che, insomma, a meno che tu non stia in Katzenkulensen, ci saranno tornei vicini anche a casa tua, perché insomma sono particolarmente diffusi un po' dovunque in Italia, quindi si gode. Per invece il primo approccio, che giocate team standard, quindi non magari come quelli che stiamo giocando noi stasera, ma non come tutti quelli che stiamo giocando noi stasera, e fai un po' di chilometri. Ma la cosa migliore chiaramente è giocare con altri che ti sanno anche indirizzare. E qui, non per dire, ma hai trovato la community giusta. Bello il drop. Ciao Budello. Bello Budello. Sei un cavallo Budello. È un Budello di Budello. Ma qui è bellino. I Tailwind. Però aspetta, quanto siamo, perché 95. Io si ribate. Che cazzo c'entra? Oltre all'Accademia, infatti a lui gli offrite anche altri servizi. Allora, io ricomincerò, non vi dico a breve, ma tra un po' col coaching, ma poi al di là di quello siamo, diciamo, tutto un unico famiglione, anche con la VGC University, una sorta di corso online. Insomma, per carità, sì, offriamo anche altri servizi, però il miglior servizio è seguire, chiaramente, per rimanere sempre pronto. E aggiornato soprattutto, perché si gioca tanto sulle informazioni dell'usage, di cosa si gioca, di cosa ti puoi aspettare. E ora si entra un Cien Paolo. Questa, peraltro, lui la sente anche perché gli abbiamo rotto il multiscale. Direi buono. Per quanto riguarda, peraltro, poi l'Accademia a luglio, la cosiddetta TARL, ragazzi, ne parlavamo proprio oggi, metteremo presto, molto presto, una deadline di scadenza, quindi spicciateli.
Io non so se lui è terra normale o terra volante. Ma Narcise, nel senso, perché dovrei tirarmela? L'amore del cielo, c'è chi lo fa, però non ne vedo. Io vi rischio praticamente solo Stomping Tantrum. E lui puntualmente avrà. Pardo, si sono già le date in mezzanale della scuola. Sì. Tanto sono sempre quelle. Però dovete venire alla scuola che poi è in corso di iscrizione, no quella dopo, perché sennò tutte le volte. Buono, raga. Abbiamo fatto bingo, eh. L'invernale sarà 3, 4, 5, 6 gennaio 24, ma insomma è un po' là. Non trovi. Ciao Mario, grazie del quarto. Un donatore anonimo ha regalato un abbonamento a Dicolla. Bene. Grazie ragazzi, 1579 di 1700. Rientra Mongus. Beh, potremmo deliziarci a tirargli un Ice Spinner. Prossimo giro di Rental Roulette, ragazzi. Non Rocky Helmet. Però non si può vivere così, eh. Non si può vivere così, eh. Non si può vivere così, eh. Non si può veramente. Prossimo giro solo Stranger. In modalità Stranger on. Non è veramente possibile, ragazzi, che abbiano sempre l'oggetto che più ci dà noia. Non è veramente possibile. È l'unico Rocky Helmet di questo mese, l'ho preso adesso. Esattamente, perfetto. Ma sì, su, è un divertimento, non un lavoro. Ce la puoi fare serenamente. Sì, Lollo Bucci, ho un'idea. Ciao, The Hunch. In realtà con CN in campo forse lui viene anche giù, ma perché devo rischiare? Lui va su Glimmora. Come stanno andando i feedback nel modulo Google? Molto bene, Mikichan. Siamo 600 feedback, una roba, siete veramente dei tesori. Probabilmente sarà mercoledì 14. Però si sta riavvicinando molto anche l'altra opzione, ora non me lo ricordo. Sì, abbiamo una community Telegram, amico mio. Ok, lui ha deciso di perdere matematicamente facendo questa giocata, perché doveva in realtà attaccare Palafin e cercare di sperare che noi dormissimo 13 turni, quindi così invece noi abbiamo vinto, perché di Sucker Punch non dovremmo morire.
buono. Ragazzi, siamo a 3 vittorie e una sconfitta con il team roulette qui, eh. Cioè, no, no, ma qui non basta neanche il crit. Crit roulette qui. Ora però c'è il giro di crit roulette, perché arriveranno crit a pioggia. Momento Strangeroni. Un giro di abomenovilenza. Pronti? Prego. Sempre poi con descrizione, eh? Elvis, dice Pietro. Figurati nei colori. Non dovete dire cos'è, non devi scrivere pesciazzo, Yeti, non dovete dire cos'è, ragazze. Kir. È simile a quello di Wolfie. Una Boma Weakness Policy. Non addirittura è quello di Wolfie. Non è abbastanza strange, o no? Lo è. Lo è, raga. A Boma VP direi che... Oh, qui si sta anche salendo, cioè, ma io... Gli stronzeggi si c'ha. Dov'è? Un Arcanine Mirror Red. Ciao, Web. Tinglu CB, sì, certo. Allora, lo sventurato avversario è C. Culo. Lui ha potenzialmente 2 Defiant. Quindi Arcanine si pompa. Championship Points sono quelli che guadagni ai tornei per gareggiare, per qualificarti ai mondiali. I Play Points sono punti partecipazione, solo, li acquisisci solo partecipando. Ciao Kai! Forse Team Blue è meglio. Tutti fisici, quindi neanche guadagno chissà cosa, però... Uela, ciao GameStop! benvenuto. Grazie del ride, ragazzi. Grazie. Allora, vediamo un po'. Perché qui... è particolare la cosa. Oh, raga, se si vince anche questa si va in streak. Ciao Giaffarro, sapevo che c'eri te dietro, sai. Ok, permettetemi un po' di paura. Lollo Bucci, grazie, del livello 1, benvenuto, grazie Lollo.
apprezzo tanto, non solo perché aumenti di una unità il numerino degli abbonati totali, ma perché è un gesto che significa che apprezzi il nostro lavoro, la nostra creatività. 30% di Flame Body? No. Se anch'io avevo sentito puzza di Final Gambit, ragazzi, ma va bene così. Io non so come tirargli giù quell'Annihilate, ma questa è una cosa della quale casomai ci occuperemo, ecco. Vediamo chi è più veloce fra questi due, 56-34, beh, direi che non c'è proprio Sdoria. E che io se me ne vado per primo, mi piglio poi Onda Halda, e non vorrei prendere Onda Halda, vi dico la verità. Bene, bene, siamo fottuti, è partito Gyrobolt, 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 siamo fottuti, è partito Gyrobolt. Che altro abbiamo trovato? Un brutto cliente per questo team, cioè Annihilate. Merda, no! Che gli potendo, non gli fai un cazzo, è la cosa peggiore che potrebbe succedere. Guarda, questo format è bellissimo, mi sto divertendo un sacco anch'io, ragazzi. Penso che una volta a settimana si possa fare. Così provo anche i vostri team e arrivano anche consigli giusti, ora, al di là di questo giro di Stranger. Raga, io che cazzo faccio ora? Posso solo frizzare. Sì, la VP ce la triggeriamo con Gyrobolt, ragazzi. Ma secondo me lui conosce il team. Allora, qui arriva su Gyarados su uno Stone Edge a più 0, ma CB, quindi a noi serviva qualcosa tipo flat. No, ragazzi, Annihilate mi siega tutto il team. Da solo, proprio. Anche ora ci prendiamo un bel Rage Fist a più 2. Non ho capito, Paolettone. Ma viene troppo lungo come formato. Oh, forse ho capito, viene un po' troppo lungo come formato. Allora, intanto giù Gyarados. Però questo fa male. Confido proprio a questo punto solo in Bora, ragazzi. Allora, per me lui protegge Volcarona. Ciao sul Revenger. Qui ci autocolpiamo. Perché non lo faccio su Annihilate? Perché gli faccio un danno che lui recupera subito di avanzi, ma li potenza ulteriormente ancora di più. Rage Fist mi sembra una grande idea. Buttiamoci Tinglu. Ma questo frizza, madonna. Allora, io la Tailwind, io la Trick non la metto più. Raga, sto provando, ma è...
sto provando, ma è veramente dura. Vediamo se reggiamo drain punch a più 2. Dovremmo? No. Sto gran cazzo. Abbiamo messo triplo. Abbiamo una unica chance, ragazzi. 10% possibilità. Anzi, vi dico la verità. Abbiamo un problemino ulteriore. Perché dovremmo cercare anche di doggiare. E se io tero acqua, non mi si attiva la VP. Quindi nulla, dobbiamo o frizzare Volcarona o doggiare Volcarona. Sono molto vicino alla conclusione della partita, quindi preparate il prossimo giro di team. A questo giro aperto a tutti. Mi dovete descrivere il team con un colore. Domani alle 18 facciamo una live su Pokémon Home. Ci trasferiamo tutti i Pokémon, li guardiamo, li valutiamo competitivamente. Parliamo anche di quello che potrebbe, perché poi non lo sappiamo, essere il prossimo meta. Ciao Zug. Allora, lui non lo sa, ma se avessimo fatto Giga Drain... Proprio questa settimana io ho domani live alle 18 e poi è finita, perché io giovedì mattina parto per Torino. Signori. Doppio freeze. Salutiamo a Boma. Bravo, è il nostro avversario. Però abbiamo trovato un matchup con che questo team non... Sì, è mondiale, si cambia regolamento, sicuro. Come mai parto così presto? Lo scoprirete durante gli streaming ufficiali. È una cosina che vi piacerà. Next. Next. Sparate. Pietro, ti ho detto un colore. 6-3 CFFD Bad Boys. Un colore, Pietro. Amaranto. Ma devi metterci il codice, Salvio vicino. Ragazzi, ma siete scemi o mangiate i sassi, cazzo? Rosa. Sta cercando tutti rosa. Rosso nero. Ok. Team di Trinchi già mi c'è. No, dai. Forza, forza. Comunque, per ora siamo in positivo, eh. Cizzorone, ecco. E te apito tutto. Non dovete. Ci sono delle regole. Purpureo. Ok, ha vinto Purpureo. La fantasia. Bravo, apprezzo. 9-6 di P 9 W. Oddio, mi fa giù a Perish. Bastardo. Va bene, va bene. Ci sta, ci sta, ci sta. Anzi, come dire, dà completezza all'arco della live. È un archetipo che ci manca. Cos'è il sesto team questo? Ciao Mimma. Topo, mi porti? No, niente, ce l'ho là. Tutti i level up già shakerati e non ho lo shaker pulito. No, Veterax, non penso proprio. Te hai vinto, vedi, Veterax, quindi non hai ereditato nulla. Ciao Betto Mago. Io mica avevo visto che era arrivato il team. Scusa?
San Flora, vi prego, cavatemi gli occhi. Non lo dite a Curoliri, ragazzi. Ma se ti esce un dondoso, che fai? Lo so, vabbè. La regola, la regola. Ok. Qui Leo. Vediamo se è preparato a Perish. Lui voleva mettere Trick Room e basta. Per tutta la partita. No, siamo True Joker, siamo 400esimi. Siamo... C'è la volta che io trovo un IndD Eject Button perché io gioco Perish Trap. No, ragazzi, io l'esorcista mi ci vuole. L'esor fucking cista mi ci vuole. Ma che cazzo stiamo dicendo? Non è possibile. Non è possibile. Raga, non è possibile. Cioè io a saperlo non facevo Psyche, stavo fermino, guarda, facevo il palzo. Rimaneva lì e morivano tutte e due, dovevo farlo. No, ragazzi, veramente. È allucinante questa cosa. È allucinante. No, di più di 50%, Giulio. C'è Specs. E ringraziamo il cielo che abbiamo Terra Water su cose, perché se avevamo tipo una normale Terra Fairy... Comunque sia, divertimento su quel canale è sempre assicurato. Sì, sì. Io voglio vedere se arriva a 40 anni, però. Dovrebbe farmi piacere. Dovrebbe essere qualcosa... di cui vantarmi. Abbiamo vinto 4-0, se non è recebato.
canale morente, non per i contenuti ma per lo stile che ci rimette le pene dallo stesso. Come potete vedere non è Spex. Perché Rockslide? Per clinciare, cioè. Permettetemi di essere un tantinello preoccupato. Doppia protect che non entra mai. Ma perché Energy Ball? Fai Solar Beam, no? Te stai fermo, va alla mia. E te non puoi usare Nightfall. Bene. Ah già, sono più veloci di tutti. È vero, sono lenti. Oh, oh, ma quanto mi viene? Life Orb Sunflower. Life Orb Sunflower. E Curino Curibo Curibo alato. Bene. Torkoal, Shed Shell, Puzzone. Stai zitto, cazzo. E qui Steosa si materializza. Protect. Mi piace torturare Leo così, ma buon Rental Roulette. Oh, stiamo vincendo, eh. Beh, prossimo team. Siamo 4-2, ragazzi. Attenzione, eh. Prossimo team. No, non ho detto colori, aspettate. Vi devo dare il criterio. Il criterio. No. Il prossimo team. Ci dovete mettere. Il prossimo team. Che lo descriva anche, va bene? Un nome di. Un primo. Ne so.
codice riso madre, codice lasagna, codice... mi dovete aiutare, prego. Tagliata, non è un primo, bellitano, senza ondola, tagliata. Tortellini, panna e prosciutto. Bolognese, spaghetti al pesce in bocca. Linguine all'astice. Couscous, carbonara. Voi siete dei fetenti perché sapete che il mio primo preferito è la carbonara. Quindi... niente, carbonara in otto, perché lo sapete. Riso fritto. Mai mangiato il riso fritto? Mai mangiato il riso fritto, Blackwoods. Quindi lo proviamo. Però ci devo trovare tipo dentro, che ne so, arboliva. Non è andata. Abbiamo rotto R9 F L 5 S. Niente, è un codice sbagliato. Ne vediamo un altro. Si va da Dani e si prende delle buone crespelle. E la Madonna! E la Madonna! Allora. Ok. Ti mazzo meta e ci sta perché noi vogliamo anche salire. E noi vogliamo anche salire. Fatto lo screen. C'ho il desktop pieno di screen. Va bene così. Allora. Ho già in mente dopo cosa... cosa chiedere. Quale nominativo chiedere. Signori, siamo a 29 di 70. Qui si sta latitando. Qualche nuovo Ganondorf. Aidani. Raptor Gaming, tua mamma in prova, Luke Wolf, Sefiro, forza. Allora, avete trovato 66. Ok. Direi Talon Lead. Bellino anche Rykard dietro. Un flutter. Cicoso. Ma andiamo di ignoranza, ma cosa porto Geridos? Bravo Aidani! E facciamoci ste crespelle, bravo, poi vede il quinto mese, bravo. Comunque par, dovrei spiegarci come fai a passare team in team così e capirci senza manco farti un giro di spread. Vabbè, True Joker, l'esperienza ce l'ho, il meta lo conoscicchio, però insomma, grazie. Ciao Buso, decimo. A parte di me vorrebbe fare fulmine, ragazzi. Per non fargli mettere Tailwind. Ma a parte lui è Terrafire in questi team qua, eh.
Dazinglim tranquillo. Ciao Maurone, sì, tranquillo Blakunz, tanto Bravery l'ho provato oggi nel video su YouTube. Peraltro raga, in settimana dovrebbe uscire già la seriettina nuova su YouTube, che è un'ideina tutta mia alla quale ho lavorato con tanto amore, sperando che vi piaccia. 8 Momo 14 e Treno, grazie 8, grazie veramente ragazzi. Trenino, vai Maurone, il tuo momento Maurone. Come, scusa? No, sono un attimino... Ma come non c'è Headlong Rush? Che cazzo gioco io allora a fare? Vabbè. C'è Headlong Rush. Nostro amico qui l'ha vista così. Comunque, tanto ringraziamo il dio delle città e delle immensità che abbiamo non so come resistito a 2 PS, perché questo è anche CB secondo me. Maurone, ti ho già detto di non esortare le persone ad abbonarsi con metodi rudi. Io ragazzi mi scuso con Maurone, ma cioè per Maurone, ma... lui numero 66. Vado a fare un timpani, è buono, Dio, perché lo da un po'. Lore, si va a sorteggio, non si salta la fila. Ma hai detto che era il mio momento. Io intendevo di Hype Train, nel senso che ne regali 10. Capito? Che celebri il buon raccolto con 50 abbonamenti regalati. Robina, che te e Maurone sono, come dire, Bzegole. Allora, lui ha giaderato. Ciao Crotti, ci stiamo divertendo un boato. Ragazzi, numero 66 ce lo siusca tutto, eh. Siuschi? Torkoal è morto, Flutter è morto, Oz è morto. Come mai questa idea della roulette? Volevo provare un format nuovo per fare battle spot in maniera divertente e allo stesso tempo coinvolgervi. E allora mi sono inventato sta cosa. E voglio terare. Posso? Posso fare tera e cosa posso fare? Non lo posso fare. Raga, Win! Numero 66. No. Ippa. Detto questo, rental. E mentre che mi fate morire Light Train, malissimo. Terrificante questa cosa. Vergognatevi. Nemmeno a 1600 stiamo. Vergognatevi. Allora, voglio un rental con nomi di città toscane non capoluogo di provincia. Prego. Quindi Poggi Bonzi, quindi capito? Esiste. Campi Bisenzio. Bravo, Colle Savezzi, sì, ma il rental dov'è?
Cammello, non mi risulta esista. Campioppi, boia, Blacuns, questa. Viarello, Massacarare è capoluogo di provincia. Pontedera, beh, però San Miniato, dice Trinchi. Viarello, Bellitanos, guarda, al momento Chianciano Terme sembra il nome del regio, sembra Chianciano Terme, prossima fermata Rosignano Marittimo, una roba del genere. Siamo al regionale. Vabbè, io ho deciso. Per come anche è stato espresso, ossia Viarello. Oh, riscegga Gallade, ragazzi, ma qui è, siete feticisti di... va bene, non vi dio di no. Bravi, bravo. Questo ci casa, Allora, Gallade, Scoplands anche lui, King Gambit, Terrafire, Indidi, Cienpaolo, però non vedo la trick. Numero 12, ragazzi, ma perché nella live? Rippiamola con rippa. Allora, calmiamoci tutti. Abbiamoci tutti. Indidi è il nostro uomo. Indidi è indiscutibilmente il nostro uomo. La speed di sto ragazzo. Il toro acqua ci romper culo a King Gambit. Solo noi, scusate. Cazzo, Gallade non è Terra Erba, è Terra Fire. Scusa, una domanda, Thanos, ma Among Us? Ciao Trinky! Trinky Winky! Lala! Ok.
Ok.50% di crit, ragazzi. Beh. Buono il primo. Io ho tirato perché ho predittato Raging Fist su Indiri
e rage fist. Vediamo se lo reggiamo, non penso. Infatti. Niente. Grazie controlla. Comunque raga, avevo pigiato. Vaffanculo, avevo pigiato. E era bellino, il ping end Iron Head, morto Grimson, si vinceva sta partita. Si batteva al 12° catamarano. Basta, ne voglio un altro. Mi dispiace belli Thanos. Non gli ho dato il giusto palcoscenico che mi aspettava. Ora voglio un codice. Con i nomi dei moderatori accanto. Prego. Dio Zlatan. Non penso. L'innominabile. Chi è l'innominabile? Vabbè, non si può. È un testa a testa Zlatan mezza qui, Potete fare di meglio. Forza, rental. Questo perché mi c'è cascato l'occhio. Anche se Alfabi non si abbona più, perché si abbona alla Kaiju adesso. Niente di male, eh. Però Alfabi, ma mi pigli per il culo? Metto il codice tuo e non c'è? Mi pigli per il culo, Alfabi? Belli Thanos dice, comunque chat, se il team vi è piaciuto e volete provarlo, lo lascio caricato per qualche giorno. Buon divertimento. Grazie, amico mio. Ho sbagliato le lettere. Basta, mi pigli per il culo. Aveva ragione Goethe, affinità elettive. Giusto che tu ti abboni alla Kai. Rap, è il tuo contenuto. Andiamo su Ogre. Ragazzi, è maschera in che mi... Cioè, qui siamo oltre la strangerness. Ma perché li trovo quando c'ho... prima no. Ossia. Potrebbe.
Buono. Allora. Sticky Web. Ciao Axioma. Sticky Web, ragazzi, è geniale, eh? Contondoso, in realtà. Gli forziamo la tela a boma minchia. Ciao Jacques. C'è Mascherine. Vale Dipa! In bocca al lupo e grazie mille per continuare a sostenermi. Grazie. Mi serviva per essere più veloce di Bundle, capito? Cioè, vaffanculo veramente. Vaffanculo veramente. Cioè, vaffanculo veramente, ragazzi. Non è possibile. Ma vai a cagare, vai. Cioè, dai. Cioè, dai, ragazzi, su! Ho detto, non ho fatto tempo a dire, maschera qui è Steve Wag fondamentale per vincere contro i Bundle. Quindi sotto Aurora. Dai. Ma poi è anche alto. Si prendeva un boato di punti. Ma vaffanculo, vai. Dai, vedi, è ora o Bundle o Flutter che mi superano. Poppy. Dai. Ma di cosa stiamo parlando? Te ne fa un'altra ult team? Decidete voi, contravveniamo alla regola generale del team della serata. Sì, dai, sì, ci sta. Cazzarò. Ma lui era cascato proprio con il trappolone. Cioè, trappolone, nel senso, questo deve fare. Zavilla, lei stia zitto e cortesemente... Venga alla TARL. Punto esclamativo TARL. Nel momento che abbiamo trovato David. Punto esclamativo TARL. Signori, come potete vedere, i posti stanno scendendo. E a parte gli scherzi, noi fra un paio di settimane up and down si chiude. Chi ci è, ci è. Chi non ci è, non ci è. E quindi non c'è da più pensarci. Su, venite alla TARL.
Aspetta, qui Steve non è il top con King Gambit, però. Cazzo ce ne frega a noi. Io faccio uguale. Hai capito? Oh via. No, ho sbagliato, ho messo Tinglu. Ho messo Tinglu. Ho messo Tatsujiri. Tanto cacchio di fiato hai. Allenamento. Si vede che non fumi, esatto. Ciao Bundle. Ora noi mettiamo Stevie, così quando entra King Gambit entra più 2 d'attacco e ci scopa. Ma questo non ci interessa. Fate di me quello che volete. Qui raga era fantastico. Avere Dondoso Tatsujiri, ma come dire, no. Ho portato Tinglu. No, lui non lo sa, chiaramente. Ha funzionato! Il piano ha funzionato! Scusate. Incredibile! Allora. È che lui non muore di un... Lipstore, non capito? Il bastardo. Irzudicio. Sorprendiamolo con Tatsujiri.
meno è Team Gru. E Dondoso lui non ti può entrare, non passa da... Crit, posto. Avevo fatto grande giocata. Crit. Beh. Ma io so fatto di male nella mia esistenza, il mio creato. Ciao Wilson, grazie del Prime. Fa piacere che ti stia divertendo tanto. Io un po' meno. Ma rimma merda. Cosa faccio? Payback? Forse la si vince comunque. Se la si vince comunque, miracolo sportivo. Miracolo sportivo. Necessito di team da giocare, ma guardarti mi rilassa troppo. Grazie, Wilson. Grazie mille, ragazzi. Ovviamente lui va di Endlong Rush. E Dazzlinglim. Sapete perché Dondoso è riuscito a morire di Dazzlinglim? Perché prima aveva preso il grito di Moonblast! Allora, lui non ha più Aurora Veil. E noi siamo Scarf. Attenzione, eh. Io ci credo in onda calda che killa Tusk. Tusk è Scarf. Ve l'avevo detto. Bene. Team. Ora voglio team con accanto nomi di cioccolatini. Sempre più difficile qui. La televisione propone un Ferrero Rocher. Zug propone un Gianduio 8, ma non ci mette qui. Schippante ci mette le palle di Mozart direttamente da Salisburgo. Bravo. Stvisio Gianduio 8. Lint. Varsoia. Varsoia e i cioccolatini sono Varsoia. Ferrero Randonoir. Noir. Mon Cheri, dice da. Boni. Lindor Calamello Salato. Ragazzi, abbiamo un vincitore. Cremini Guido Casta. No. Ragazzi, hanno vinto. Mi spiace, ma. Mi metto sempre assistente. Voi usate. Gigioneggiarvi con non esiste Pietro. Signor Pietro. Lei si prende gioco di me. Vabbè, virerò su un classico vino Kinder. Ciao Tomioka! Quando Jolteon Strange. Jolteon in Series 1 è stato giocato.
95G 025. No, team was found. Vabbè, ragazzi, allora facciamo così. Scrivete in chat nomi a caso. Facciamo così. Beh, scrivete cose a caso, tipo vai, e io lo metto, veramente, io non ho parola. Non ho parola. Chi era Antonio? Maurizio, ragazzi, nomi a caso, no, non in quel senso, era un modo di Tiburzio. Vabbè, Paoletto, sai come farti scegliere. Alle volte, ragazzi, mi domando e mi auguro che voi non votiate alle elezioni, ecco, perdonatemi se ve lo dico, ma perché ho detto un nome a caso e tutti Giancarlo, ma non intendevo Gotorita. Cosa ci fa? Cosa dovrei farci io con Gotorita? O comunque non ve lo per dire, ma se... Thunder will fake out Grask not Taunt. Ciao Jams! Luggero! Grazie ragazzi! 38 di 70! Avviciniamoci! Che lui non scherza, eh? Lui non scherza per noi. Shadow Tag Gotorita. Sono un Gotorita. Ragazzi, io vi vorrei far vedere. Abbiamo Fluttermane Specs con Prophet. Vediamo, si entra, si fa prova, si va via. Capito? Strano. Un po' strano come cosa. Gotorita. Ragazzi, c'ha prote. Che terra sarà Giampiero Mughini, vi? Farà terra fire. Luggero. 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 Luggero, Luggero, non ce l'hai terra svolazzante, Luggero, vero? Non è un Ludgello, vero? No, no, vero? Non è terra.
Ma lui non può twitchare, mi ricordo perché. Tanto Gotorita è sopravvissuta a King Gambit. Qui lui ci avrà perazza cannone, ragazzi, lo sapete, vero? O me l'ha buttato perché ha... No, perazza cannone, aura sphere. Perazza cannone e Xellama del rimorso. Sono, sì, sono i due. Oh, dominante Gotorita. Comunque siamo passati da maschera in a Gotorita come se... come se fossero bruscolini qui, eh. Ecco, questo può essere un po' più problematico. Abbiamo Bundle dietro. Che è Violite, straregge questa cosa. Quindi. E qui purtroppo regge il nostro Tyranitar, che si muore di acqua jet. Not, lui la regge, ma dovrebbe poi morire di Send. No, Spawn Force. Crit Pardiniano. Allora, attenzione. Ma fagli cancio. Non muore. Poi devo portare a zoom le regge di Freeze Dree. Serve di goggles a zoomer, lì che non ha preso. Lui ha meno uno. E ho detto, stavo finendo la frase, ho detto e a Trick Room, quindi probabilmente non ha Protect. E mossa lotta su Azumer, tanto dai. Che cazzo di danno è? Da partita vinta a partita persa 6 volte. Mezza, non moriva lo stesso. Ah! Ma vai a cagare. Non moriva mezza, boia di... Accidenti a Lugero. Va bene, ragazzi, io mi fermo qui. Secondo me l'esperimento di live di format è riuscito, però ditemelo anche voi, ecco, eh. Poi se ne parlerà nella live di Rentalizing. Di Rentalizing, cosa ho detto? Di... Il mio cervello sta laggando, ragazzi. Poi possiamo aggiungere anche altre feature, ok? Ora io stasera l'ho molto improvvisata e scazzata, ma... Cioè, nel senso... Belleno, belleno.
Buono, bimbi. Io, allora, domani, ore 18, si fa secondo me una bella live, perché guardiamo un po' Pokémon Home, scambiamo i Pokémon, ci guardiamo i Pokémon di Spada e Scudo sul Carlatte Violetto, si guarda un po' Regi Elettrica, Kalishal, tutta quella roba. E nulla, poi giovedì, venerdì niente, perché insomma parto subito per Torino giovedì. Faccio un po' meno live, più video su YouTube, perché riesco a gestirmeli meglio, perché mi sto preparicchiando un po' per Torino. Va bene? Ragazzi, grazie mille. Un bacione. Salvevich continua a mandare il codice. È finita la live, Salvevich, sto salutando. Ci vediamo domani alle 18, che poi è anche il saluto barra benedizione per Torino. Non mancate. Mi ricarichi le live, già fatto stamani in mezzo. Ciao a tutti, ragazzi.